Oggi in programma abbiamo SS Fabrics e Sweet Roll contro AC Lifestyle Erice. Presentiamo le squadre iniziando dalle nostre ospiti, con il numero 23 capitana Lorena Benincasa, 22 Magdalena Brickic, 5 Sabrina Colombo, 6 Savica Mekiki, 8 Brunella Judicia, 9 Antonella Coppola, 11 Giulia Nofio, 13 Silvia Masonu, 14 Melina Cozzi, 17 Polina Gorbaciova, 24 Martina Iacovello, 28 Alexandra Ravas, 30 Irina Podariu, 44 Elena Pellet, allenatore signor Fernando González Gutierrez. SSO Mix Junior, Mitalomach, Capitani Andrea Eno, un cordiale benvenuto dal Palasport di Bressanove, ove Bricks and Sweetroll e AC Lifestyle Erice si accingono a giocare la 18ª giornata di Serie A femminile Beretta di Palamano. Di fronte dunque la capolista Bricks and conta 3 punti all'attivo e l'Erice la prima contro la 7ª dunque. Gli obiettivi delle due squadre sono diametralmente opposte. Le padrone di casa intenzionate a mantenere il vantaggio di 5 punti conseguito grazie alle partite di recupero sulla diretta avversaria del Salerno, che varrebbe il bonus casalingo nell'eventuale bella dei playoff. L'Erice invece vorrà evitare i playoff retrocessione in un finale di campionato che a 5 giornate dalla fine vede raggruppate 4 squadre divise da 2 soli punti, ossia Ferrara, Erice per l'appunto, Padova e Cassano. Staccate invece in fondo alla classifica Leno, Malo e Mezzocorona, a loro volta divise da un solo punto e potese ad evitare la retrocessione diretta. Erice, squadra ostica, da prendere con le dovute precauzioni, anche se quest'anno un pochettino sotto le aspettative per diversi punti, preziosi punti persi in altrettanti incontri casalinghi. Spiccano peraltro le due vittorie contro la forte formazione del Casalgrande. Ecco che è tutto pronto, fischio d'inizio degli arbitri Bassan e Bernardelle, con le ospiti in possesso di palla. Al centro Gorbaciova con il numero 17 a dirigere l'azione d'attacco delle Nerovere. 16ª nella classifica marcatrici. Sofia Ghilardi, Durnwalder, Wilber. Sofia Ghilardi non riesce a sferrare il tiro per il pronto intervento della difesa ospite. Duran, il passaggio della Duran ostacolata finisce a lato, riparte l'Erice con il numero 6 Savica Mrkiki assieme al numero 9 Coppola, pivot sicuramente le due punte
più pericolose delle siciliane. Servito il pivot, la coppola è bloccata dalla Zornwald a 9 metri. Questa volta il tiro della Murkuk finisce abbondantemente sopra la trasferta, riparte Brixen con la Ghilardi che va al tiro, viene però bloccata proprio dalla Murkuk a 9 metri. Già eseguito da Virginia Ucchino. Già la Babbo, il tiro della Babbo è contrastato dalla difesa verde e ci sono i primi due minuti contro il numero 6 Savica Murkiki. Manovrano le biancoverdi di Hubinössing, ancora già la Babbo, ancora fallo su Sofia Ghilardi e gli arbitri decretano il rigore al tiro Arasai Duran, rivelatasi realizzatrice nelle ultime partite. E anche oggi il tiro della cubana finisce alle spalle di Martina Iacovello, che pur aveva intercettato la palla non è però riuscita ad evitare che la stessa varcasse la linea di porta. Gorbazova adesso Giulia Losio, Cozzi, Brixen recupero palla in difesa e riparte Ucchino, Virginia Ucchino porta in vantaggio il Brixen quando è scoccato il quarto minuto del primo tempo. Bel passaggio di Duran che ha intravisto Virginia Ucchino tutta sola sulla linea dei 6 metri, grazie anche all'inferiorità numerica nella quale attualmente è costretta a giocare la squadra ospite. Bel tiro di Brunella Iurica che in doppio appoggio supera la Prinster Durnwalder, palla per la Hilber, Sara Hilber a segno, riporta in vantaggio Brixen Südtirol. Torna completo l'Erice. Sul fronte di casa Sara Hilber 3-2. Gorbazova, Murkiki. Dialogano le due straniere dell'Erice. La penetrazione di Polina Gorbazova trova la difesa di Stefani Durnwalder, 9 metri eseguito. Bella finta della Murkiki, fermata fallosamente dalla difesa brissinese che va via in seconda fase. Va il tiro Stefani Durnwalder, fermata ancora fallosamente ed è nuovamente rigore per le biancoverdi. Ancora Duran al tiro, Duran contro Magdalena Brockic. Alla meglio la cubana che senza pente scaglia un bollide sulla destra dell'estremo difensore
siciliano. Gorbazova dialoga con Chicchi, Giulia Leosio, servito il più fermato dalla difesa brissinese, 9 metri. Ancora Murkiki che sorprende la Prinster, servizio della Dornwalder che però non raggiunge la sua meta e allora è il numero 9 Antonella Coppola che segna la sua prima rete e riporta la sua squadra in parità. Disattenzione offensiva del Brixen, svuotata abilmente dalle siciliane in un rapido contropiede. Ancora il servizio di Dornwalder, vede impreparata la sua compagna di squadra. Adesso il Brixen cerca ancora la Ucchino, ben marcata dalla difesa ospite Dornwalder. Ucchino, mano degli arbitri alzato per il passivo, 9 metri. E la Duran, dall'alto della sua esperienza, con un tiro in doppio appoggio, sorprende ancora il portiere siciliano. Cozzi, Gorbazova, Murkiki, marcato stretto il PV Coppola. Proprio Coppola infrange l'area dei 6 metri, palla al Brixen. Passaggio di Babo, troppo alto per Sara Hilber, finisce a lato e riprende l'Erice. Ecco l'asse Gorbazova, Murkiki, Coppola. Passaggio sul numero 14, Melina Cozzi, che dalla posizione di mezzo sinistro cerca di entrare dalla... C'è difesa in area della Sara Hilber. Fermato il tempo per consentire la ripresa della giocatrice ospite finita a terra. Trattasi di Melina Cozzi che ha preso un colpo al ventre. Murkiki contro Melanie Perntal, subentrata a Monica Prinster. Nulla da fare per l'estremo difensore brissinese, ma Murkiki non ha difficoltà ad andare a segno col suo secondo rigore. 5-5 al decimo. Dornwalder al centro che attualmente assume la posizione della Di Pietro. Ghilardi, brava Sofia Ghilardi che in elevazione insacca sul lato basso destro di Magdalena Brukic. Ancora la Gorbazova,
centro dell'attacco ospite, con la Duran avanzata su di lei. Mrkiki, e ancora Mrkiki che sorprende la Prünster con un tiro non proprio irresistibile. Cambio di posizioni, la Duran adesso sulla posizione di terzino destro, già da Babo, Duran, il tiro della Duran è alto, riparte l'Erice in una partita molto piacevole e veloce in questo primo, in questa prima fase. Cozzi. Urbazova, palla bloccata dalla difesa brissenese, servita Sara Hilber, che va a rete per la seconda volta. Giudica Losio, avvicendamento sull'ala, Silvia Basolu, Urbazova. Bella finta della Urbazova, bloccata dalla Monica Prünster, però c'è stato fallo e la palla torna all'Erice. Sara Hilber è la più lesta ad agguantare la palla. Ucchino, ben servita da Sofia Ghilardi, bellissimo contropiede del Brixen Südtirol che sorprende le ospiti biancoverdi. E a questo punto l'allenatore Gonzalez chiama a raccolta le sue ragazze per assestare il gioco delle sue ragazze. Si riprende con l'Erice in possesso di palla. Le due straniere, Urbazova e Mrkiki, a dialogare al centro. Già da Babbo, la più veloce ad impossessarsi della palla, Ucchino, Ghilardi. Bravissima Sofia Ghilardi, che è servita perfettamente da Virginia Ucchino, porta 9 le reti delle padrone di casa, che per la prima volta riescono ad incrementare il vantaggio fino ad aggiungere le 3 reti. Difesa alta delle brissinesi con Ghilardi, che blocca il numero 17 Urbazova nel suo intento di penetrare nella difesa. Giulia Losio, ex di turno,
per aver giocato a Bressanone 2 anni fa. C'è il fallo sulla Markuk da parte della Dornwalder. Deve stare attenta Steffi Dornwalder. Molto aggressiva la difesa brissenese, che però non riesce ad evitare che la palla giunga all'ala destra, Giulia Losio. Doppia conclusione di Sofia Ghilardi, la prima bloccata dalla portiera ospite, la seconda a lato. Sul fronte opposto è Irina Podariu a mandare la palla oltre la traversa. Fase concitata dell'incontro quando siamo giunti a metà del primo tempo, con il Brixen Südtirol in vantaggio di 2 reti. Nessun cambio nelle file biancoverdi in questo inizio di partita, con Dornwalder che assume la regia della squadra. Babbo c'è nuovamente un 2 minuti, questa volta contro Judica, per avere preso per il collo Sofia Ghilardi. Opportunità del Brixen di avvalersi della superiorità numerica. Sofia Ghilardi bloccata da Murkicchi. Forse era il caso di cercare un'occasione più favorevole. Approfittiamo del time out chiesto questa volta dalla panchina brissinese, dal coach Ubinessing, per annotare come i precedenti di quest'anno siano stati un 28-23 del Brixen ad Erice all'andata e un eloquente 41-29 nei quarti di Coppa Italia Salso Maggiore Terni. Dell'Erice possiamo ancora vagliare il fatto che abbia la terza miglior difesa, con sole 406 reti incassate, dopo Mestrino e proprio Brixen che ha al suo passivo 403 reti. E invece l'attacco è il secondo peggiore, con sole 9 reti segnate. Una squadra dunque l'Erice che è noto per la sua robustezza difensiva. Riprende il Brixen. Sofia Ghilardi, bel servizio per Sara Hilber. Incomprensione in attacco, la Ghilardi reclama un fallo che gli arbitri non hanno ravvisato. Fatto sta che la palla non è giunta già da Babbo, ma è finito a lato. Losio ancora in inferiore numerica alle ospiti. Gorbaciova che cerca il fallo, lo trova. Murkicchi bloccata da Sofia Ghilardi. Mancano ancora 43 secondi fino a quando l'Erice potrà tornare completo. Nonostante ciò, Gorbaciova approfitta di una disattenzione della difesa biancoverde per andare a segno. Duran, bel passaggio della Dornwalder da Babbo. E ancora per la Sara Hilber. Molto precisa
in questi primi 18 minuti con tre marcature contro le quali la seconda portiera Martina Iacovello nulla può. Adesso al centro dell'attacco ospite Lorena Benincasa. La palla in un qual modo finisce in rete, ha segnato Antonella Coppola. La Babbo cerca ostinatamente Lauchino ma non la trova tra le tante mani che si della difesa ospite. Doppio cambio nell'attacco brissinese Di Pietro e Abfalterer. Ghilardi, finta di Ghilardi, Hilber, bellissimo tiro, bellissimo della Hilber che infila. Bello, con un tiro piazzato nell'angolo destro dell'estremo difensore ospite. Sono due le reti di vantaggio di Brixen quando scocca il 20° del primo tempo, 11-9. Bellissima rete di Polina Gorbatsova che sorprende ancora la Prünster. Erice che tiene molto bene il ritmo della partita, non facendosi staccare dal Brixen. Di Pietro, Ucchino, Abfalterer, sfondamento, palla alle ospiti. Ed è ancora la Gorbatsova a trovare la via del gol. In una bella azione in seconda fase ed è parità 11-11. Come accennato prima si sta avverando ciò che aveva detto, ossia che la difesa ospite è molto attenta, solamente dall'ala destra non riesce a contenere le sfuriate di Sara Hilber, tornata ai suoi migliori livelli dopo il grave infortunio subito l'anno scorso e l'inizio di campionato non ancora in perfette condizioni fisiche. Benincasa, Murkiki, ed è ancora rete, questa volta in porta c'era Melanie Perntaler che si fa superare con un tiro tutt'altro che irresistibile. Palla a lato ma c'è il fallo su Giada Babbo. Giada Babbo che ancora non ha avuto occasione di mettersi in evidenza per la stretta marcatura a cui è sottoposta. Di Pietro, ecco Giorgia Di Pietro che con un pregevole sottomano sorprende la portiera ospite. Proprio il sottomano, una delle specialità di Giorgia Di Pietro. Benincasa, Murkiki, Gorbatsova e questa volta Melanie Perntal riesce a bloccare e sul fronte opposto Andrea Eder offre un bellissimo pallone a Sara Hilber, letteralmente scatenata con 6 reti in questi primi 23 minuti.
Questa volta Nadia Abfalter non riesce a fermare Antonella Coppola, che dalla posizione di pivot va a segno. La conclusione di Duran è stata parata dalla portiera. Ne approfitta Lerice Kön con Melina Cozzi, va a rete e pareggia nuovamente. Andrea Eder, subentrata a Virginia Ucchino nella posizione di pivot, non riesce ad agguantare la palla, c'è il nuovo avvicendamento, torna la Ucchino. Abfalterer. Ed è ancora la Di Pietro con un bel sottomano ad andare a segno e a riportare in vantaggio le padrone di casa. Partita molto equilibrata, in sostanziale equilibrio dunque, quando mancano 5 minuti alla fine di un primo tempo condotto a viso aperto da entrambe le squadre, con velocissimi capovolgimenti di fronte e con un Erice che annovera una difesa veramente molto efficace e che in attacco si avvale delle prodezze della Murkiki. Fallo di Abfalter su Gorbaciova. Questa volta la Murkiki compie fallo di passi. Andrea Eder, che attualmente sta dando il cambio all'Ucchino in fase difensiva. Babbo, Di Pietro, il tiro dell'Abfalter finisce sul palo. Riparte l'Erice. Bene in casa. Gorbaciova, Murkiki. Fallo della Eder, che si prende un cartellino giallo per la cintura al numero 6 ospite. 9 metri, ben in casa. Palleggio. Cerca di andare al tiro. C'è un 2 minuti a carico di Arasai Duran. Nove metri con la palla in mano a Antonella Coppola. Ora sarà l'Erice ad avvantaggiarsi della superiorità numerica. Vedremo se saprà approfittarne. Gorbaciova, doppio passo. Brixen che gioca con l'extra player. Nulla da fare per Giara Babbo. E ancora un passaggio sbagliato in attacco da parte delle brissinesi. Il passaggio a Hilber era troppo alto per l'ala destra e finisce a lato. Opportunità dell'Erice a riagguantare il pareggio.
Benincasa. Ed infatti la Norcucchi sfodera nuovamente il suo tiro. Nulla da fare per Melanie Perntaler. Parità. Ghilardi, Di Pietro, questa volta su Nadia Affald, commesso fallo, 9 metri, sarà Virginia Uchino ad eseguirlo, Di Pietro. Fallo della Marchicchi. Tira subito la Di Pietro in una situazione di inferiorità numerica. Questi sono errori che non si dovrebbero commettere. E così c'è la possibilità degli ospiti a riportarsi in vantaggio in questo ultimo minuto del primo tempo. Azione ragionata, Benincasa Marchicchi. Bel servizio, bellissimo, bellissimo servizio su Antonella Coppola, che riesce a liberarsi della cintura di Andrea Eder, che giustamente si prende una sanzione di 2 minuti con il primo vantaggio dell'Erice all'ultimo minuto del primo tempo. Extra player ancora il Brixen. Vedremo se le ragazze Nessing riusciranno ancora ad andare al tiro. Sara Hilber, ed è proprio la Hilber a metterci una pezza. Mancano 3 secondi ed anzi con il suono della sirena finisce questo primo tempo, questo bellissimo primo tempo agonisticamente valido, con due squadre che si sono veramente equilibrate e con un risultato di parità sostanzialmente giusto. Ci fermiamo qui in attesa del secondo tempo, che sicuramente si profilerà altrettanto spettacolare ed interessante. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat. Cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. In Alto Adige, ogni cosa è specchio di qualità. Come Forst Kronen,
la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.
Eccoci nuovamente qua a Bressanone per il secondo tempo di Brixen City Hall contro Erice. Risultato 16-16 con il Brixen che ancora un minuto e mezzo dovrà giocare in inferiorità numerica. Babbo, Abfalter, Dornwalder. Bellissima incursione di Dornwalder che viene fermata fallosamente da Polina Gorbaciova. Rigore. L'esecuzione sarà nuovamente per Duran, entrata proprio per l'occasione dalla panchina. Duran molto sicura della realizzazione, Arasai Duran che delle sue quattro reti ne ha segnate tre su rigore. Ecco, si tratta ora di superare indenni questi ultimi 35 secondi. Kiki, il tiro della straniera finisce sulla traversa, rimbalza in campo e torna in possesso degli ospiti. Ancora la Mirkiki. Fallo di Dornwalder su Gorbaciova. Su questo rigore si può discutere, il fallo c'è stato, però rigore comunque con Kiki sulla palla. Anche questo rigore eseguito con estrema precisione. Nulla da fare che Prünster tornata in porta. Ecco, se proprio vogliamo criticare la prestazione dei brissinesi nel primo tempo, sicuramente è quella delle due portiere non all'altezza delle solide prestazioni. Dornwalder, Chilardi che non riesce ad afferrare il passaggio, ne approfitta Lerice che sempre con la solita Murkacchi. Bellissima rete di Giulia Losio che imbecca l'incrocio dei pali. Hilbert, il Brixen manovra, Dornwalder al centro, Cucchino, Chilardi, Abfalterer che un tiro in doppio appoggio riesce ad andare a segno pareggiando sul 18 pari. Bene in casa Gorbaciova, Losio, bene in casa che sì, contrastata ma non a sufficienza. Sofia Ghilardi bloccata da Melina Cozzi. Dornwalder, Hilbert, il tiro della Ghilardi fuori dallo specchio della porta, riprende Lerice, Murkiki, questa volta il tiro, il passaggio verso la Gorbaciova finisce, è impreciso e finisce a lato, ripresa laterale del Brixen. Rimette la Prünster. Dornwalder.
Sarababbo, Chilardi, sembrano un po' spaesate le bianco-verdi brissinesi. C'è qualche rimostranza dell'allenatore ospite. Babbo, Sarababbo, che in un retromano cerca di servire Lauchino. Babbo, Hilbert. Meno male che c'è Sara Hilbert. Degno di noto il fatto che Sarababbo, di gran lunga la miglior marcatrice delle brissinesi, è ancora all'asciutto in questa partita. E per contro Sara Hilbert è già a quota 8, con tutte le reti segnate su azione. Lozio, Gorbazova, Mrkicki, vieni in casa. Gorbazova molto precisa nel tiro in doppio attoggio. E l'Erice continua come ha finito il primo tempo, conducendo il parziale con una rete quando siamo giunti al sesto del secondo tempo. Adesso si fa sentire anche il tifo del locale. Ecco che finalmente Sofia Ghilardi in doppio appoggio riesce ad andare a segno e nuova parità. Gorbazova, squadra completa e compatta quella dell'Erice, e ci si chiede qual è il motivo per il quale questa squadra attualmente è solo al settimo posto in classifica. Brixen va via con Ghilardi, si alza via Ghilardi, Hilbert, la solita Hilbert a tenere in piedi la baracca. 21-20, torna ad alzare la testa il Brixen, che chiaramente, che probabilmente non si sarà aspettata una difesa così decisa dell'Erice. Gorbazova si gira su se stessa, fallo sul numero 9 Antonella Coppola da parte di Andrea Eder, 9 metri. Mrkicki, questa volta il Brixen riesce ad agguantare una palla, fallo del Gorbazova, va via la Ghilardi, bravissima Sofia Ghilardi, con un tiro all'incrocio dei pali. Un più due per il Brixen, che giunge quasi inaspettato dopo che l'Erice in questo inizio di presa aveva dimostrato di voler proseguire sulla falsa riga del primo tempo. Una partita comunque molto equilibrata, giocata a buon livello tecnico e soprattutto ad altissima velocità. Con l'Erice possesso di palla, bene in casa Gorbazova e Lozio. Bel tiro dall'ala, questa volta ad andare a segno Emelina Cozzi con la sua seconda marcatura.
torna in campo Alassane Duran, che ancora non è riuscita ad esprimersi al meglio delle sue potenzialità, quantomeno in fase di azione manovrata. Altra palla persa del Brixen. Corbazzova e Losio. Bene in casa è Mrkichi. Ed è ancora la Mrkichi a trovare la via della rete con una Monica Prünster che oggi non è certamente all'altezza delle sue migliori giornate. C'è Nadia Apfalterer. Per il momentaneo nuovo vantaggio di 23-22. Adesso c'è la marcatura stretta su Mrkichi da parte della Apfalterer. C'è il fallo di sfondamento della Gorbazzova. Va via la Duran, braccata dalla Cozzi, 9 metri. Stefanie Dornwalder, c'è la marcatura stretta su Giada Babbo. Infrazione d'area non vista dagli arbitri. Ci mettono una pezza Giada Babbo con il suo ritorno veloce. Ed è proprio giornata no per Giada Babbo, che non riesce ad andare a segno. C'è stato fallo non rilevato dall'arbitro. Giada Babbo ha da recriminare nei confronti dell'arbitro, cosa assolutamente inutile vista che l'azione è tutta nella fase nella difesa brissinese con la Mrkichi implacabile nelle sue conclusioni a rete. Stefanie Dornwalder. Stefanie Dornwald che è entrata nella difesa bloccata dalla Mrkichi, 9 metri. Tre pari, partita ancora bloccata sul pari. Stefanie Dornwald che chiama sistema. Sara Hilber, Apfalterer. Il tiro della Duran è bloccato dalla portiera ospite. Lerice con tutta la calma reimposta la sua azione offensiva con la solita Mrkichi, Benincasa e Gorbazzova. Questa volta Monica Prünster riesce a bloccare il titolo da Mrkichi. Hilber, è la decima rete di Sara Hilber, che significa nuovo vantaggio per Brixen quando ci stiamo avviando verso la metà del secondo tempo. Sara
Bene in casa, capitano Murchichi. Questa volta il passaggio va a vuoto. Riparte il Brixen con la Duran. Già da Babbo. E ancora il tiro della Babbo, ancora sopra la traversa. Però ancora fallo. E 9 metri. E la stessa Giada Babbo che chiede la sua sostituzione. Evidentemente si è resa conto anche lei di aver bisogno di una pausa. Ecco adesso Arasai Duran a trovare la via della rete. Vediamo l'allenatore Nessing in colloquio con Giada Babbo. È chiaro che se viene a mancare l'apporto di una giocatrice come la Babbo, allora la situazione si va facendo problematica. Però meno male c'è Sara Hilbert. C'è fallo su Lorena Benincasa, rigore per le ospiti. Sul pallone la solita Savica Murchichi. Questa volta Monica Pönster blocca il rigore della Murchichi e chissà che non sia l'inizio di una ripresa più favorevole per la portiera della nazionale italiana. Al posto della Babbo adesso sull'ala sinistra c'è la Schatzer, cerca di andare in elevazione la Duran, bloccata, e ancora Sai Duran. Questa volta gli arbitri bloccano la cubana prima che riesca ad andare al tiro. Duran, adesso servono le sue reti. E c'è un 2 minuti contro la Gorbaciova, rea di avere strattonato da dietro una sua avversaria. Virginia Occhino per Duran. La Di Pietro è entrata al posto della Dornwalder dopo il fallo subito da quest'ultima. Sara Schatzer, Duran, Schatzer che tutta sola non riesce a centrare lo specchio della porta. Era una situazione propizia data la superiorità numerica e il vantaggio di 2 reti. E così c'è la nuova opportunità per gli ospiti. Losio adesso sulla posizione di terzino destro. Bene in casa Murchichi. Per fortuna delle brissinesi le ospiti perdono la palla. Sara Hilbert. Nadia Abfalterer. Bloccata da dietro. E ci sono 2 minuti anche per il numero 14 Melina Cozzi. E rigore per le biancoverdi. 2 minuti di esclusione per la numero 14 di Erice Cozzi. Sulla starte compito di nuovo con Erice Cozzi o si vedeva. Duran. Ah, questa volta la palla di Duran è bloccata da Magdalena Brukic. La palla però giunge a Sara Hilbert che viene a sua volta bloccata fallosamente e c'è un nuovo rigore per Brixen. Giada Babbo.
E così Zarabo si sblocca, anche se solo su rigore. E sono tre le reti di vantaggio del Brixen, 26-23, quando le ospiti sono in doppia inferiorità numerica. Questa situazione è assolutamente da approfittare. Non è proprio la giornata di Giada Babbo, che adesso per un fallo su Murkicchi si becca 2 minuti. Entrambe le squadre con una giocatrice in meno. Bene in casa Gorbaciova per l'Osio. E Monica Prenster ci mette una pezza. Ecco, questa è la nuova, la vera Monica Prenster, che dà la carica alle sue compagne con parate. Ruby Nussing si rende conto che è una fase molto importante della partita, perché il vantaggio di 3 reti non è per nulla rassicurante. Mancano sempre più di 10 minuti ancora al termine della partita. Adesso serve calma per l'impostazione della fase d'attacco. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Minuti e mezzo dalla fine dell'incontro, con il Brixen nuovamente in attacco. Babbo, scusate, ingenuità della difesa nero-verde, palla riconsegnata al Brixen, che torna nuovamente, no, anzi ancora in sottonumero. Prodezza della Duran in questo veramente importante momento, con un pallonetto supera la Magdalena Brukic, e sono 4 le reti delle padrone di casa. Vedremo se riusciranno ad amministrare questo vantaggio di 4 reti o se le ospiti sono ancora in grado. Rete di Antonella Coppola, anche se ad onore del vero bisogna dire in odore di sfondamento. Gli arbitri non sono di questo parere, convalidano la rete, 27-24. Ingenuità difensiva del Brixen, offensiva scusate. La Murkicchi non si fa pregare 2 volte per segnare a porta vuota. Ecco, ora rientra in campo la Giada Babbo ed anche Sofia Ghilardi si sta riscaldando, probabilmente per rilevare la Nadia Abfalter. Duran, Bagar in fase offensiva, alla meglio la difesa ospite, e così c'è l'opportunità dell'Erice di portarsi a -1 e a riaprire ancora la partita quando mancano ancora 10 minuti. Scarsi, anzi 9 minuti alla fine dell'incontro.
Vieni in casa. Chi? Ecco, adesso la Princeton inizia a parare e allora le cose cambiano. Passaggio della Duran su Uchino, che viene intercettata dalla difesa ospite. Altra ingenuità e rete della Urchichi, giunta anch'essa a quota 11. Adesso il Brixen torna nella formazione base, anzi no, c'è tuttora la Duran che è fuori in panchina. Sofia Ghilardi, Babbo, che non sia il momento adesso, che anche già da Babbio. Hilbert, questa volta il tiro della Hilbert è parato. Per la gioia della panchina ospite. 27-26, nuovamente tutto aperto. Gorbaciova bene in casa, Murkiki. Coppola. Va a segno la Cozzi, però la rete non è convalidata, si torna sui 9 metri. Murkiki, bene in casa, Gorbaciova. Gorbaciova che segna e allora è nuovamente parità. Durnwalder. Mancano ancora 7 minuti. Tutto da rifare. Le brissinesi non sono riuscite ad approfittare della ghiotta occasione e di 4 reti di vantaggio. Giada Babbo, Durnwalder, Sofia Ghilardi. Quinta marcatura per Sofia Ghilardi e nuovo vantaggio Brixen. Ed è ancora Melina Cozzi a segnare dall'ala, nuova parità. Ora si vedrà chi ha più consapevolezza dei propri mezzi. Brixen sembra un attimino un po' disorientato, anche perché manca l'apporto delle sue due migliori giocatrici. La fortuna soccorre in questo frangente le brissinesi, che poi approfittano di una esclusione di 2 minuti di Alexandra Ravas e nuovo rigore sulla palla Duran. Duran che riesce ad insaccare. Cozzi si è arrivata molto. Ecco Sofia Ghilardi che riesce a conquistare una palla. Giada Babbo, e finalmente Giada Babbo sa dimostrare la sua classe ed andare a segno con una bella finta di corpo che spiazza la sua diretta avversaria. 30-28. Gorbaciova. Bene in casa, adesso la Babbo marca uomo alla Murkiki.
molto forte la numero 9 Antonella Coppola, che riesce ad andare al tiro pur contrastata dalla difesa. 9 metri, incontenibile la Coppola. Ecco, la Monica Prunst riesce a intercettare la palla, che però finisce a lato e rimane nel possesso degli ospiti. Molto nervosa Giada Babbo. E ancora Monica Prünster. È lei che deve garantire il risultato utile in questa partita al Cardio Palmo, che sta volgendo al termine con due reti di vantaggio del Brixen. Adesso ecco, bellissima incursione di Stephanie Dornwalder, fermata fallosamente dalla Murkiki, e nuovo rigore per il Brixen. C'è un cambio portiere al posto di Brkic, entra Martina Iacovello, che cercherà di intercettare il pallone della Duran. Allora sai Duran che va a segno e porta più 3 il parziale per i padroni di casa. Allenatore Gonzales chiede il time out per dare le ultime istruzioni alle sue ragazze. In Alto Adige, ogni cosa è specchio di qualità. Come Forst Kronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Gol di vantaggio per le padrone di casa e 3 minuti da giocare e quindi da amministrare questo vantaggio, rispettivamente per l'Erice di cercare di ribaltare ancora una volta il risultato, come aveva fatto poc'anzi quando è riuscito a neutralizzare uno svantaggio di 4 reti in pochissimo tempo. Losio, bene in casa Murkiki, adesso la Corbaciova, adesso la posizione di Tazzino sinistro, attenzione adesso a non prendere in 2 minuti. Ecco il tiro della Murkiki, questa volta finisce alto per fortuna delle brissinesi, che possono virtualmente chiudere questa partita. Sofia Ghilardi è marcata a uomo da Giulia Losio. Giada Babbo, Dornwalder bloccata ancora dalla difesa ospite, ed è nuovo rigore per il Brixen. E ci sentiamo di dire che se la Duran riuscirà ad andare a segno, questo gol potrebbe chiudere virtualmente l'incontro. E così è, Arasai Duran con il suo 6° rigore porta a 4 le reti di vantaggio del Brixen, e non bisogna essere profeti per ritenere che questo gol sarà stato probabilmente quello della vittoria. 1:20, però attenzione, ce l'ha bene in casa che va ancora a segno,
e accorcia a 3. Un minuto di gioco ancora da amministrare. Giada Babbo adesso al centro dell'attacco, è lei che tecnicamente è la più forte. Durnwalder che cerca il fallo, lo trova sotto l'assordante sostegno del pubblico. Giada Babbo, Stefani Durnwalder che prende la traversa, riparte l'Erice con la Gorbaciova, palla alla Losio, palla alla Losio che finisce sul palo. E Giada Babbo finisce questa partita con un 2 minuti. Ancora 28 secondi, con 3 reti di vantaggio, ormai la partita è decisa. Brixen che amministra con Durnwalder, Ucchino e Hilbert che corona la sua straordinaria serata con ultima rete. Mrkicki che sorprende con la sua ultima rete, la Prinster finisce 32-3 a 30. Questa partitissima con una vittoria del Brixen molto ma molto sofferta contro un avversario che ha dato il meglio di sé e si è dimostrata squadra senz'altro all'altezza della capoclassifica. Da dire che il Brixen forse ha avuto una giornata poco felice per via delle prestazioni prima delle portiere che nel primo tempo non hanno saputo dare il necessario sostegno alla difesa, e con una Giada Babbo solitamente trascinatrice della squadra oggi decisamente in giornata no. Alla fine conta comunque solo il risultato e le brissinesi sono riuscite a portare a casa l'intera posta mantenendo inalterato il vantaggio di 5 punti sulle immediate inseguitrici. Però ci sono ancora 4 incontri da giocare, uno più difficile dell'altro, e precisamente contro Salerno, Casalgrande, Mestrino e Pontigna. Contro quelle squadre sarà necessaria una prestazione un tantino più attenta. È finita bene comunque per le padrone di casa. Qui da Bressanone è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona serata.